L'Umberto I sia riconosciuto dea di secondo livello. Il sindaco Manlio Torquato ha scritto al presidente Vincenzo De Luca per sollecitare il mantenimento della promessa fatta 2 mesi fa, quando il presidente della regione Campania fu all'ospedale di Nocera Inferiore per l'inaugurazione dei reparti di rianimazione e medicina. Il sollecito via email, con tanto di richiesta di incontro, è arrivato dopo le dichiarazioni di De Luca in difesa dei punti nascita di Sapri e Vallo e alla proposta di creare a Sarno un DEA, ovvero un Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Assistenza di primo livello. Secondo Torquato si rischia di creare doppioni e di non risolvere in questo modo i disagi sanitari che si vivono nell'agro nocerino sarnese. Ora non è un problema di campanile, è un problema di organizzazione sanitaria, come mi è stato chiarito ampiamente da più fonti, anche sarnesi, e cioè riconoscere il carattere di DEA di primo livello all'ospedale di Sarno, che poi non ha, diciamo, la struttura organizzativa, il volume di utenza, la complessità di servizi, senza completare l'opera, conferendo al DEA di Nocera il carattere di secondo livello, sarebbe un'operazione monca. Quindi, al di là degli impegni assunti, che pur sono stati pronunziati, vi è una necessità organizzativa, strutturale, che servirebbe ad alleviare, a finanziare, a organizzare e quindi a confermare la sostanza per darle una veste adeguata anche dal punto di vista finanziario ed organizzativo al presidio dell'Umberto I. Ora, di questa azione, che era un'azione di indirizzo e poi materialmente organizzata anche, dopo la soppressione dell'ASL Salerno 1 si è persa traccia. Va recuperata, se non con la costituzione di un'azienda autonoma, quantomeno con una strutturazione che dia una veste formale e un approccio sostanziale a quella che è la collaborazione dei 3 presidi ospedalieri, quindi tra Nocera, Sarno, Pagani e per quella che è una parte dei servizi su Scafati. Diversamente Nocera continuerà ad essere in sofferenza, pur continuando ad essere il presidio che fornisce maggiore assistenza e maggiore supporto ospedaliero non solo al nostro comprensorio ma anche all'area di confine napoletana, penso a coloro che da Stabia, per esempio da Pompei, continuano a venire sul nostro territorio. Quindi, dalla questione del personale paramedico e medico alla strutturazione, al riconoscimento di DEA di secondo livello, questa è la ragione per la quale io ho richiesto con una nota al Presidente della Regione la possibilità di un colloquio, rammentandogli questo impegno che credo che sicuramente, conoscendolo come uomo di parola, onorerà quantomeno come azione specifica, voluta, mirata e produttiva di effetti per la nostra vicenda.